ucciso per uno sguardo. I killer sono ragazzini, hanno solo 15 anni gli autori del delitto di Torre del Greco. Il dolore del sindaco Palomba: Giovanni era un bravo ragazzo, un lavoratore. Siamo sconvolti, ma la città è sicura, i colpevoli sono stati subito catturati. Vinitaly ok al Museo della Pizza a Napoli. È un'ottima idea, ha sottolineato il ministro del turismo Garavaglia in occasione della presentazione del Museo del Vino alla Rassegna Internazionale di Verona e nello stand della campagna Attenzione ai Bianchi del Sannio. Polizia, medaglia d'oro alla gente apicella. Oggi la festa per i 170 anni dalla fondazione. A Roma ha consegnato una medaglia d'oro ai familiari del poliziotto ucciso mentre inseguiva i ladri a Napoli. Dal museo di Pietrarsa invece il messaggio del questore Giuliano contro i clan. Benevento, teatro comunale, riapertura più vicina. Dopo anni di chiusura e le lungaggini dei lavori di ristrutturazione, riapriranno quest'estate le porte del comunale. La soddisfazione del sindaco Mastella: sarà una piccola festa popolare, coinvolgeremo tutti. Avellino, CGL nel mirino, segnali inquietanti. Aggredito con un coltello l'autista del bus Air, mentre l'altra notte è stato rubato davanti alla sede lo striscione contro la violenza sulle donne. Il segretario Fiordellisi: c'è preoccupazione, ma andiamo avanti. Salerno, movida e furti, piano speciale per Pasqua. Dopo i recenti episodi di violenza, il questore Maurizio Ficarra annuncia interventi specifici in vista delle festività, ma il responsabile della sicurezza avverte ancora poca collaborazione da parte dei cittadini. Buongiorno dal TG Senove 6. In apertura c'è la cronaca: ucciso per uno sguardo di troppo da due quindicenni, usciti di casa armati e già fermati dalla polizia. Del dramma di Torre del Greco ha parlato il sindaco Palomba, che dice: Giovanni era un bravo ragazzo, un gigante buono, un lavoratore. Sentiamo il servizio. Forse uno sguardo di troppo che ha scatenato un litigio nel quale Giovanni avrebbe difeso il suo amico Nunzio, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maresca, prima di essere ucciso con 7 coltellate. Fermati due quindicenni di Torre Annunziata. Per gli inquirenti sarebbero vicini ambienti criminali. Del brutale omicidio di Torre del Greco si occupa la procura dei minorenni di Napoli. La vittima, Giovanni Guarino, che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo mese, aveva passato la giornata a vendere fragole nel negozio di frutta e verdura dello zio materno. Un ragazzo mite e buono, così lo ricorda Don Giosuè Lombardo, parroco della Basilica di Santa Croce, che ha incontrato i genitori insieme al sindaco Palomba. Il dramma è totale, sia per quanto riguarda i genitori di Giovanni, i quali loro chiedono solamente quanto prima di avere la salma. Veramente sto vedendo un elogio a Giovanni, lo ricordano tutti per un gigante buono, un ragazzo che praticamente è sempre volenteroso, lavoratore e vicino alla famiglia. Il sindaco Palomba ci tiene a chiarire che Torre del Greco è una città sicura. Quello che è avvenuto l'altro ieri notte, immediatamente poi è stato registrato da telecamere, che noi abbiamo oltre 70 telecamere in zone, in punti strategici della nostra città. Le forze dell'ordine sono uscite a indicare i soggetti e i personaggi, e già nella mattinata di ieri c'era poco da poter capire un atto scellerato di chi scende con un'arma addosso. Ecco. Era latitante da quasi un anno, è considerato il gestore per conto del clan Mazzarella, uno dei più potenti economicamente e militarmente di una grande piazza di spaccio del quartiere di Napoli di Forcella. I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato Angelo Minichino, 50enne napoletano irreperibile dallo scorso maggio e destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli per traffico di sostanze stupefacenti. Ieri a Berlino, città dove il latitante si era rifugiato, le autorità tedesche, attivate dal servizio di cooperazione internazionale di polizia italiana, su precise indicazioni dei militari del nucleo investigativo partenopeo, lo hanno catturato. Dovrà scontare la pena di 18 anni e mezzo di reclusione dopo una condanna nell'ambito del processo nato dall'operazione Piazza Pulita del 2007. Ora è in carcere in attesa del provvedimento di estradizione.
7 incontri in 3 giorni con buyers internazionali al padiglione Campania questa mattina al Vinitaly. Attenzione ai bianchi e al terroir con la masterclass con Roberto Camuto. E da Verona il ministro Garavaglia, dopo il Museo del Vino, rilancia l'idea del Museo della Pizza a Napoli. Ma da Verona abbiamo Imma Tedesco. Sì Paola, siamo in diretta da Verona per il Vinitaly, la 54esima edizione del Salone Internazionale dei Vini e Distillati, e dove questa mattina, come si diceva giustamente da studio, il ministro Garavaglia ha lanciato anche l'idea di un museo della pizza a Napoli. Dunque dal museo del vino a Verona, il museo della pizza a Napoli, come possiamo sentire nell'intervista. Noi abbiamo l'idea di realizzare in Italia dei musei cosiddetti iconici. Ottima l'idea della Campania di fare a Napoli il museo della pizza, e dove lo fai se non a Napoli, così come l'idea di Verona di fare il museo del vino a Verona, dove lo fai se non a Verona. Promuovere il turismo con le eccellenze enogastronomiche dei territori? Chiaro, questa è una delle chiavi vincenti del nostro paese. È il paese dove, lo sappiamo tutti, si vive bene, si mangia bene, si beve bene, si sta bene, e soprattutto si sta bene ovunque. Sì, intanto noi siamo nel padiglione della Campania, dove ricordiamo sono oltre 200 le aziende presenti, e dove si sono svolti 7 incontri in 3 giorni con buyers internazionali. Mattinata, quella appena trascorsa, dedicata in particolare ai vini bianchi con un importante masterclass con Roberto Camuto, che possiamo ascoltare nella prossima intervista, poi la linea può tornare allo studio. Campania del vino rappresenta la diversità, la biodiversità e la diversità di sapore, le mineralità. E la cosa più importante è che la gente pensa del sud come una terra calda. È vero che è calda, ma esprime l'eleganza, e questo è importante, esprime eleganza. Già i suoi 170 anni, ritornano le cerimonie in tutte le città italiane. A Roma gli agenti hanno consegnato una medaglia d'oro ai familiari di Apicella, il poliziotto ucciso durante un inseguimento a Napoli. Sentiamo. La polizia festeggia i suoi 170 anni, cerimonia in tutte le città d'Italia. A Roma, durante la cerimonia al Pincio, è stata conferita la medaglia d'oro al poliziotto Pasquale Apicella, morto durante il servizio a Napoli. Mentre nella splendida cornice del museo di Pietrarsa, il questore di Napoli Alessandro Giuliano ha lanciato un chiaro messaggio. Voglio dirlo anche qui, ha detto, che la camorra è un tumore di cui non si deve mai smettere di parlare. A Salerno, il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile ha ospitato le celebrazioni, che hanno visto la presenza tra gli altri del prefetto Francesco Russo e del presidente della Salernitana Danilo Iervolino. È stata anche l'occasione per consegnare le onorificenze agli appartenenti alla polizia della provincia di Salerno. Sul territorio i reati sono in aumento se confrontati con l'anno precedente, i cui numeri però sono condizionati dal lockdown. Anche ad Avellino reati in aumento, con furti e soprattutto attenzione alta alla nuova criminalità, ha detto il questore Terrazzi dal complesso diocesano. La criminalità organizzata c'è. E soprattutto, ripeto, sta assumendo forme diverse dal passato. Quello che è importante, quello che colgo anch'io dalla relazione di IA, è che non ci dobbiamo limitare ai soliti territori che noi cataloghiamo come infiltrati. Le nuove forme più pervasive possono potenzialmente riguardare tutto il territorio, non solo di nostra, della nostra provincia. È su quello che dobbiamo puntare la nostra attenzione. A Benevento invece il questore ha sottolineato l'importanza della nuova polizia moderna. Stiamo cercando di rimodulare internamente tutti i nostri uffici, tutti i nostri servizi, perché voi sapete che c'è una carenza di personale che ormai è diventata strutturale, e quindi cerchiamo, attraverso moderni processi di management, di poter fornire sempre e costantemente tutte le attività esterne a tutela della collettività. La politica deve ascoltare gli imprenditori che oggi si sentono soli. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, bacchetta le istituzioni a margine dell'assemblea casertana di Marcianise.
La politica dovrebbe ascoltare le ragioni di chi fa impresa, che spesso si trova a fare i conti con la mancanza di interlocutori nelle istituzioni. È il messaggio lanciato da Carlo Bonomi a margine dell'assemblea di Confindustria Caserta che si è svolta a Marcianise. Il leader nazionale di Viale dell'Astronomia ha messo in guardia sul rallentamento dell'economia e sulla necessità di mettere in campo tutte le strategie necessarie per invertire la tendenza. Tra i relatori anche il presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, che ha sottolineato la necessità di tutelare le imprese attraverso il taglio dei costi e la semplificazione amministrativa. Occorre superare tutta una serie di problemi. Il primo ovviamente che è emerso nelle ultime settimane, ma era già presente prima della guerra in Ucraina, ma che è diventato drammatico ed è rappresentato al prezzo dell'energia. È evidente che questo mette in ginocchio tanti settori produttivi. Abbiamo poi un problema permanente di sburocratizzazione nel nostro paese, che riguarda l'insieme del PNR. Sono state fatte delle cose anche interessanti dal Ministero delle Infrastrutture in termini di sburocratizzazione, semplificazione delle procedure, ma se pensiamo all'iter burocratico per realizzare un parco eolico fotovoltaico, capite che dobbiamo ancora fare chilometri sul piano della sburocratizzazione. Per il resto abbiamo risorse importanti che possono dare respiro nel campo delle infrastrutture, nel campo della sanità. Insomma, le possibilità ci sono. A Napoli arriva la svolta per Molo San Vincenzo. Firmato l'accordo tra Comune e Marina Militare, il sindaco Manfredi assicura prima dell'estate si aprirà la passeggiata. Consentire i primi accessi da parte della cittadinanza al Molo San Vincenzo già prima dell'estate. È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale che oggi ha firmato un accordo tecnico con la Marina Militare e l'autorità portuale, a cui seguirà poi l'accordo amministrativo che definirà le modalità di finanziamento dei progetti e la responsabilità dell'area per poi avviare i lavori. Oggi è una giornata importante, ha detto il sindaco Manfredi a margine dell'appuntamento organizzato dalla Fondazione Digitale sul tema Le città possibili. Noi ci auguriamo che prima dell'estate di cominciare a organizzare un po' delle visite per i cittadini, che cominceranno un po' a riapproparsi di uno spazio pubblico fondamentale nella nostra idea di città, perché il Molo San Vincenzo, oltre a rappresentare un luogo molto simbolico per Napoli, rappresenta anche un luogo su cui noi abbiamo intenzione di investire, sia per la portualità diciamo di alto livello, perché l'idea è di realizzare un porto, diciamo un approdo per i maxi yacht di cui c'è grande bisogno in città, anche per i giovani, quindi anche collegandolo poi all'area diciamo portuale, Molo Beverello, la zona di Piazza Municipio, perché è un naturale prolungamento, anche il collegamento poi con Palazzo Reale, quindi penso che insomma durante, prima dell'estate cominceremo almeno ad avere degli accessi sul Molo San Vincenzo. Intanto un'altra bella immagine arriva da San Martino. Dopo 10 anni il belvedere tra i più noti di Napoli si è finalmente liberato della vecchia gru che deturpava il paesaggio. Ad assistere allo smontaggio del vecchio braccio metallico il presidente di municipalità Clementina Cozzolino, insieme a cittadini e studenti increduli. Un bimbo di 10 anni si trova ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato azzannato da un Rottweiler. È accaduto nella tarda serata di ieri a Grotta Minarda in Irpinia. Il cane di famiglia si è avventato sul bambino, che è riuscito a proteggersi il volto con gli avambracci, dove ha riportato le ferite più gravi. I genitori sono riusciti a sottrarlo al cane e lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Qui il bimbo è stato medicato e poi trasferito in eliambulanza all'ospedale pediatrico Partenopeo. Dopo anni di chiusura e le lungaggini dei lavori di ristrutturazione, ripartiranno quest'estate le porte del Teatro Comunale di Benevento, e quanto annunciato dal sindaco Clemente Mastella. Potrebbe essere l'estate buona per ritornare a godere del Teatro Comunale di Benevento. Manca poco alla riapertura del Massimo Cittadino, che è chiuso da decenni e da quasi 2 anni è interessato dai lavori di rifacimento per renderlo nuovamente fruibile. Lavori che dovrebbero terminare tra circa 3 mesi, dopo il confronto tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e la Soprintendenza del Comune di Benevento. Ma questo lo facciamo d'estate, ho parlato proprio l'altro giorno anche col Provveditorato alle Opere Pubbliche. E c'era una variante in atto che deve essere portata avanti in modo tale da recuperare anche quello che non si è fatto all'ingresso del teatro,
Io credo che per l'estate, insomma, secondo i tempi, se non succedono cose particolari, dovremmo registrare la prima accesso con, diciamo, una sorta di piccola festa popolare, cioè nel senso che siamo molto legati tutti alla tradizione, alla storia del teatro comunale, quindi si riapre dopo 15-20 anni, insomma, veramente tanto. Potrebbe essere la più importante kermesse cittadina, Benevento, città spettacolo, a tenere a battesimo le tavole del rinato palcoscenico, ma il sindaco Mastella annuncia che punta al coinvolgimento popolare. E faremo un'apertura, spero che sia un po' piacevole. Poi dal mio punto di vista vorrei fare che ogni giorno, magari per varie categorie, c'è un giorno le persone, i bambini eccetera, possono accedere al loro teatro comunale nelle giornate, insomma, che verranno, per un'intera settimana. Vediamo un po' il da farsi, se le condizioni anche economiche lo permetteranno. Però è una bella cosa, molto bella. La CGIL di Avellino nel mirino sabato ha aggredito con un coltello l'autista di un bus Air, mentre l'altra notte è stato rubato lo striscione contro la violenza sulle donne. Sentiamo. Un'aggressione in piena regola solo per aver chiesto di indossare la mascherina, obbligatoria per salire a bordo. Vittima sabato mattina il conducente di un bus dell'Air diretto da Avellino a Napoli. L'aggressore ha estratto un coltello di 20 cm con il quale, dopo aver minacciato l'autista, ha forato la ruota anteriore destra dell'autobus. Indignato il segretario della CGIL Irpina, Franco Fiordellisi. Io penso che sia un problema di disaffezione rispetto alle regole. Dopo due anni di Covid e gli altri problemi che ci sono, si scagliano contro le organizzazioni collettive perché dei soggetti, individui, hanno dei problemi o comunque non condividono scelte collettive che vengono fatte. Il fatto vero è l'utilizzo di armi che le persone hanno, e dopo la vicenda del ragazzo morto a coltellate questa notte passata, adesso c'è questo utilizzo di armi bianche che normalmente vengono messe in uso. È una questione estremamente delicata che ci deve interrogare tutti. L'episodio ha preceduto di qualche ora un altro attacco alla CGIL. Un uomo ha rubato lo striscione contro la violenza sulle donne esposto davanti la sede di via Padre Paolo Manna, che già in passato era stato imbrattato. È un gesto che noi vorremmo, la persona che l'ha fatto, si rendesse conto dell'errore gravissimo che ha compiuto. I sospetti vedranno gli inquirenti, la Digos, che insomma qualche sospetto lo possono avere, al di là che le immagini che vi abbiamo messo in circolo sembrano sfocate, però insomma ognuno sa fare il suo mestiere. Priorità al controllo della movida e al contrasto dei furti che stanno interessando le attività commerciali. Dopo i recenti episodi di violenza, il questore di Salerno, Maurizio Ficarra, annuncia un piano specifico per Pasqua. L'allentamento delle restrizioni Covid e l'entrata nel vivo della stagione primaverile riporta folla e movimento a Salerno. Anche per questo la priorità è garantire la sicurezza, tenendo alta l'attenzione sugli eccessi della movida, che spesso ha visto giovani e minorenni protagonisti dei fatti di cronaca, e l'escalation di furti nei negozi che sta preoccupando non poco i commercianti. Il questore Maurizio Ficarra annuncia un piano specifico di controlli in città. In occasione di Pasqua abbiamo già fatto un tavolo tecnico, stiamo facendo un'ordinanza per rinforzare la vigilanza. Proprio nel momento in cui la gente si diverte un po' di più, speriamo che si diverta nonostante questo brutto momento che stiamo passando, e noi in quel momento i nostri poliziotti si impegneranno maggiormente nel controllo delle città. Ma dal questore arriva anche un appello ai salernitani a collaborare maggiormente con le forze dell'ordine per aiutare gli investigatori a contrastare l'illegalità in città. I controlli per i furti li facciamo, è chiaro che bisogna anche aiutarci con l'interazione che ci deve essere tra le forze di polizia e la società dei commercianti anche deve essere munirsi di più mezzi di protezione passiva. A noi non arrivano tantissime segnalazioni nelle quali ci dicono attenzione c'è una persona sospetta, attenzione c'è una macchina che non ci piace, ci sono persone che normalmente qui nei pressi non vediamo mai, di queste segnalazioni non ce ne arrivano mai. Allora noi vorremmo che noi facciamo il possibile, cerchiamo di spendere il nostro impegno in ogni direzione, ma i cittadini ci devono anche aiutare noi e aiutare se stessi a prevenire questi reati. E a Benevento, dopo il crollo registrato in una scuola, scattano i controlli in tutti gli istituti di competenza della provincia, che sta studiando un piano per trasferire gli studenti altrove. Sentiamo.
l'aula della succursale dell'Istituto Alberghiero di Benevento, ospitato presso l'ex professionale Marco Polo, è stata ripristinata dopo il crollo di una parte del soffitto che aveva fatto scattare prima l'allarme della comunità scolastica, poi la protesta degli studenti che avevano chiesto ed ottenuto un sopralluogo più accurato da parte della provincia, ente proprietario della struttura. Controlli avviati nelle ultime ore e per ora hanno restituito un quadro abbastanza chiaro della situazione. Resta ovviamente da delineare l'intero stato della struttura, ma la provincia è in azione con i propri tecnici. Sono strutture degli anni 50 e 60, ma non per questo non monitorate da un punto di vista della sicurezza. Con le infiltrazioni, gli sbalzi termici, purtroppo, mi dicono, da un punto di vista tecnico si verificano anche queste cose. Nei prossimi mesi sarà approntato invece un piano per organizzare l'abbattimento e la ricostruzione di alcune scuole. Serve infatti un edificio capace di accogliere gli studenti in attesa delle nuove costruzioni. In tal senso la provincia guarda con interesse l'ex sede della facoltà di giurisprudenza di Via Calandra. Noi dobbiamo trovare la condizione per trasferire tutta la popolazione, voglio dire, scolastica. E per questo ci stiamo ultimamente preoccupando di acquisire anche una sede universitaria per poterli trasferire, così da fare dei lavori compiuti che diano tranquillità. Boom di pellegrini e giro d'Italia, Montevergine riparte di slancio. L'amministrazione comunale di Mercogliano lavora per riportare il grande ciclismo in Irpinia. Turismo religioso, riparto di santuari e in Irpinia Montevergine è pronta a riaccogliere i pellegrini, ad annunciarlo l'abate Riccardo Guariglia a margine di un incontro al circolo della stampa organizzato dall'Ordine dei giornalisti. Stiamo ricevendo tante richieste. La cosa bella è che, per esempio, tutti i pellegrinaggi storici che mancano da Montevergine a maggio riprendono con slancio. Abbiamo visto anche come, per esempio, gli stessi pellegrini vogliono ritornare sopra al santuario. Questo penso che valga pure per San Gerardo. Ecco. La gente ha bisogno di recuperare quello che per 2 anni purtroppo non è stato possibile fare. Il sindaco Vittorio D'Alessio lavora invece per migliorare i servizi e per riportare nel 2023 il Giro d'Italia tra i tornanti del santuario. Mercogliano è una meta di riferimento, è uno dei santuari mariani più importanti del centro-sud d'Italia. Ribadisco io, noi dobbiamo migliorare sicuramente l'afflusso turistico, ma dobbiamo migliorare per in primis i servizi. Cerchiamo di riportare il Giro d'Italia a Mercogliano nel 2023. Non è semplice perché l'organizzazione già è in itinere, già si sta parlando addirittura del Giro 2024, quindi dobbiamo inserirci in un discorso un po' più ampio, una concorrenza abbastanza importante. Con l'arrivo delle navi da crociera, il programma di eventi previsto, Salerno si candida a diventare un'eccellenza in campo turistico, lo ha assicurato il sindaco Vincenzo Napoli. L'attracco della prima nave da crociera alla stazione marittima di Salerno può rappresentare un trampolino di lancio decisivo per l'economia turistica della città. Ne è convinto il sindaco Vincenzo Napoli, per il quale l'arrivo di lunedì è stato soltanto un punto di partenza. In cantiere infatti ci sono altri interventi per consentire alla struttura progettata da Zadid di ospitare anche navi più grandi. Ma avrete notato che stanno allestendo anche delle altre bitte per consentire navi ancora più importanti di poter attraccare. Credo che in tempi ragionevolmente brevi, un mese e mezzo, si allestiranno anche queste altre bitte, quindi la stazione marittima avrà la funzione per la quale è stata realizzata. Quando saranno pronte anche gli esercizi commerciali nella passeggiata del sottopiazza, credo che lì avremo un polo di attrazione assolutamente importante. Dopo 2 anni di sofferenze e restrizioni, dunque, l'indotto turistico sta gradualmente ripartendo, anche grazie al cartellone di eventi organizzato dal Comune, appuntamenti che in queste prime settimane di primavera hanno già fatto registrare numeri importanti. Ci sono numeri da capogiro per quanto riguarda i visitatori. Avremo Salerno Letteratura, abbiamo una stagione lirico-sinfonica di primissimo piano, abbiamo tutta un'altra costellazione di eventi, tipo, dico, per tutti, il Crocifisso Ritrovato e altre iniziative storiche della nostra città che renderanno il soggiorno nella nostra città assolutamente piacevole e competitivo.
Sindaci, scuole, chiesa e associazioni ad Ariano Irpino hanno aderito all'appello rivolto alla pace. L'iniziativa promossa dal progetto riformista ha visto una buona partecipazione di giovani. Diciamo no alla guerra, soprattutto anche all'invio di armi all'Ucraina. Secondo me inviare armi all'Ucraina è alimentare la guerra. Dobbiamo volerci allora, tutti ragazzi, bene. Ragazzi, la guerra è sbagliata da entrambi i lati, la guerra è sempre sbagliata. Non è qualcosa di sensato da un punto di vista nazionale, non è una guerra giustificabile. Come si può vedere dalla piazza è piena di bimbi, di giovani che sono veramente la nostra forza e il nostro futuro. In piazza e lungo le strade, sotto un'unica bandiera, quella della pace nel mondo, istituzioni, associazioni, scuola, chiesa e gente comune hanno risposto all'appello del progetto riformista. Una marcia, quella di Ariano, che vuole essere un grido di speranza a nome di tutta l'Irpinia. Pensiamo soprattutto a quegli uomini, a quelle donne che in questo momento e soprattutto i bambini che in questi giorni sentono ripetutamente parole come guerra, morte e distruzione. Quindi siamo scesi qui oggi in piazza per dar loro un messaggio di pace e di speranza. Significativa la tappa davanti all'immagine di Liliana Segre, sindaci ed amministratori in campo. Ariano dice sì all'accoglienza, stiamo dimostrando di essere davvero una grande città, accogliente, solidale, soprattutto grazie alle associazioni, grazie al volontariato, grazie alla Caritas, grazie a chi apre la propria casa. Teniamo davanti un quadro drammatico e dobbiamo in tutti i modi combattere un poco questo stato di cose e recuperare la pace, sperando che questa guerra venga fermata quanto prima. Ed era l'ultima notizia, il TG termina qui, grazie di averci seguito, vi lascio al TG Sport.